Michele Colombino, lo storico presidente dell'Associazione dei Piemontesi nel Mondo, è stato insignito del sigillo della Regione Piemonte. Il Consiglio regionale all'unanimità ne ha deliberato la proposta avanzata dall'assessore regionale all'emigrazione Maurizio Marrone e sottoscritta dal presidente dell'Assemblea Stefano Allasi e da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. È un riconoscimento assolutamente dovuto a un'intera vita spesa per mantenere vivi i contatti con milioni di piemontesi che vivono all'estero. Ed è altamente simbolico che questo riconoscimento avvenga proprio nel 50° anniversario di istituzione dell'ente. Così vogliamo dimostrare che le radici profonde non gelano mai. Michele Colombino, 94 anni, in tutta la sua vita è riuscito a dimostrare che l'identità e l'attaccamento alla propria terra sono legami che possono superare anche gli oceani. Pensate alla traversata dell'Atlantico con le navi dell'epoca. Veramente attraversate eroiche, persone che sono andate a lavorare nei paesi dove sono andate, hanno fatto onore al Piemonte, hanno fatto onore alle loro famiglie, molti hanno fatto anche fortuna, soprattutto appunto in America e nei paesi che erano quelli che si stavano sviluppando e stavano dando la linea allo sviluppo economico del mondo intero. È stata ribadita inoltre l'importanza di non dimenticare il ruolo dei piemontesi emigrati che si traduce oggi in una ricca attività di scambi dalla cultura all'imprenditorialità. Inoltre pensare alle emigrazioni di ieri ci deve far riflettere su quelle di oggi. Dei purtroppo molti giovani che ancora lasciano la nostra regione per cercare lavoro, per cercare di un futuro in altre nazioni. Quindi il contributo di Colombino, che è stato un contributo non soltanto culturale ma anche di mobilitazione sociale, ci aiuta a riflettere sul passato per leggere in maniera più lucida e profonda anche il presente. E aggiungo, non soltanto un presente di emigrazione, ma anche un presente di immigrazione.